Tornano da venerdì a domenica gli assoluti di scherma al Pala de André. 859 iscritti, quasi tutti campioni della spedizione olimpica, solcheranno le pedane di Ravenna in un momento cruciale per la federazione scherma e per l'intero movimento. Non si ferma, infatti, la migrazione degli allenatori italiani all'estero. Ultimo nome sulla lista, Stefano Cerioni, coach della nazionale fioretto, plurimedagliata a Londra, il cui nome è papabile per una prossima partenza, destinazione Germania o Russia. Madrina anche quest'anno della conferenza stampa di presentazione del trittico di gara del weekend, Elisa Di Francisca, che torna nella nostra città dopo la vittoria dello scorso anno e il duplice oro olimpico. Mi fa piacere sempre essere qua, festeggiare e comunque stare insieme a persone che hanno creduto in me, con le quali mi diverto e mi hanno sempre invitato, chiamato, ammirato e mandato messaggi per fare i complimenti, che mi vogliono bene. Comunque sono a casa, sono con persone carine, soprattutto sono con tanta buonissima piadina, eccola qua. L'hai detto anche tu, sei arrivata all'apice della tua carriera tardi, però che cos'è? C'è stato un momento in cui hai detto adesso devo riuscire oppure da adesso in poi so che ce la posso fare ad essere il top? Sì, sicuramente, era il mio obiettivo. Per me il mondiale, l'europeo, la Coppa del Mondo e le Olimpiadi, prima di tutto, non in ultimo, erano sicuramente il mio obiettivo. E dal 2010, dalla vittoria del mondiale a Parigi, ho iniziato questo cammino verso le Olimpiadi di Londra e mi sono presa tutte le soddisfazioni che potevo. C'è ancora da prendere altri risultati, sicuramente, ci sono altri obiettivi, c'è la voglia di vincere e di competere. Domenica inizierò con la prima gara dopo mesi senza la scherma e ho iniziato da un mesetto, da un mesetto e mezzo comunque ad allenarmi. E ce la metterò tutta sicuramente perché mi diverto ancora e perché voglio ancora di vincere. In Africa com'è andata? In Africa è andata bene, è stata un'esperienza stupenda, mi sono divertita tantissimo, sono andata a vedere un'altra realtà, un altro modo di concepire la vita e di godersi le poche cose che si hanno e avremo tanto noi da imparare da loro. Abbiamo svelato in conferenza stampa chi allena il fisico, ma chi allena la testa? Chi e come alleni la testa per tenere la tensione di una finale come quella di Londra? Allora, come preparatrice atletica c'è Annalisa Coltorti, come maestro Stefano Cerioni e entrambi mi servono da psicologi sicuramente, con i quali io parlo, mi sfogo e mi aiutano comunque a risolvere certi problemi tecnici e non. E per il resto c'è l'allenamento, cioè io comunque durante l'allenamento cerco di impegnarmi, di mettermi alla prova, magari se so che con un avversario mi riesce bene una data cosa. La cambio, cerco di non farla per vedere se in un altro modo riesco a toccare, insomma, cerco di recuperare, magari mi trovo in svantaggio, di cercare di recuperare, guardo il tempo, così questo lo alleniamo noi, oramai ci conosciamo, quindi conosciamo i nostri limiti, è bello per questo sport. Nella nazionale italiana quest'anno per le Olimpiadi sono rimaste a casa delle ragazze giovanissime ma che sarebbero state titolari in qualsiasi altra nazionale, proprio per l'alto livello di voi schermitrici. Che cosa ti senti di dire a queste ragazze? Ci sono sempre più ragazze forti, sicuramente ci sono tante giovani, oltre alla squadra, quella delle Olimpiadi, dietro ce ne sono tante altre che comunque sono forti, fanno i risultati e apposta per questo bisogna mantenere i nostri maestri qua in Italia, soprattutto come ho detto prima e come se ne è parlato tanto in questi giorni del fatto che loro vogliono andare all'estero, hanno ricevuto sempre più offerte da altre nazioni, logicamente che magari sono forti, hanno le possibilità, ma non riescono a vincere, quindi vogliono carpire, vogliono rubare i segreti agli italiani e questa è una cosa brutta, spero brutta per noi, ma soprattutto per le giovani che comunque devono ancora venire fuori. E dico a loro, dico, non so, sperate che mi trovo una persona, metto su famiglia e vi saluto a tutti quanti. A parte quello, sono ragazze giovani, come hai detto, quindi hanno il tempo per fare un po' di gavetta e per prendersi anche delle batoste, perché pure quelle servono. Il programma di questi 3 giorni prevede venerdì la spada maschile e la sciabola femminile. Sabato inverte, quindi sciabola femminile e sciabola maschile e spada femminile. E la domenica fioretto, sia maschile che femminile.
Parliamo invece del movimento Ravennate. Quest'anno sono stati raggiunti ottimi traguardi. Quali prospettive per il prossimo anno? Ma guardi, noi abbiamo quest'anno circa una quarantina di ragazzini nuovi che sono venuti, e questo è abitualmente il flusso normale dopo un anno olimpico. C'è sempre un incremento delle iscrizioni. Questo ci ha obbligati con molto piacere ad incrementare il numero dei nostri maestri e istruttori, per cui ormai lo staff tecnico è composto da 7-8 persone. E per quel che riguarda le prospettive, abbiamo alcuni ragazzi che vanno veramente molto molto bene, addirittura due sono Isabella Signani e Emanuele Rocco, sono di interesse federale. Essendo ragazzi di 18 anni, confidiamo in loro per portare il circolo Ravenna della Spada a livello internazionale. Poi abbiamo a livello nazionale invece abbiamo degli ottimi elementi, prendo uno per tutti, l'Alessio Preziosi che anche a Napoli ha vinto la prima prova del trofeo GPG, e quindi è un ragazzino che è molto 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 promettente, unitamente a tanti altri molto più piccoli, insomma, ecco. L'ingresso alla manifestazione sarà gratuito, con un'offerta libera per la raccolta fondi per Teleton e i terremotati dell'Emilia. Federico Lega per Ravenna Web TV.